Un saluto dalla redazione sportiva Calcio e Ciclismo in Scaletta quest'oggi. Partiamo dal calcio, dal calcio di Serie B. Ieri si è conclusa la trentesima giornata del campionato cadetto con un incontro molto atteso, eh, soprattutto dal Pescara. Ieri, infatti, è andato di scena il big match tra eh, Torino e Verona. Il Torino ha perso per 4 a 1. Questo scontro diretto pubblico delle grandi occasioni. Il Verona alla prima a fondo è passato in vantaggio. Tacitis, gran tocco per l'inserimento di Juanito Gomez, che ha portato in vantaggio. Vantaggio il Verona per il calciatore giallo-blu. E il sesto gol. In stagione il Verona, che sul finire di primo tempo ha trovato anche la via per raddoppiare, parte tutto sempre dai piedi di Tacilis. Il cross in mezzo esce malissimo. Benussi e Ferrari ne approfitta, e sono due i gol del Verona segnati nel corso del primo tempo. Scaligeri che continuano però ad affondare i colpi. Ad inizio ripresa calcio di punizione di Lepillie dal mucchio. Ancora un'altra volta Juanito Gomez, doppietta per lui: tre. 3-0 per il Verona, il Torino è davvero inesistente. Maietta e intanto fa gran festa il pubblico scaligero. Maietta, un difensore cresciuto nel vivaio della Juventus, si infila con estrema facilità nella retroguardia Granata e poi si inventa un gol da attaccante di razza, colpo di gran classe per il difensore Maglia numero 22 della squadra di Mandorlini. Davvero un gran gol, questo siglato dal difensore, ma imbarazzante. La retroguardia del Torino Granata che trovano il punto della bandiera solo... Allo scadere con questo gol di sgrigna, ma rimane una sconfitta pesante per il Torino. Dunque, il big match se la giudica il Verona 4-1. In virtù di questo risultato, il Pescara, e vediamo la classifica: il Pescara dopo 30 giornate di campionato è al comando a quota 61, Torino che rimane a 59 punti. Terzo, il Verona a quota 57 che dunque scavalca il Sassuolo fermo a quota 56. A proposito di Pescara, oggi dopo due giorni di riposo il Pescara ha ripreso gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato, quando lunedì all'Adriatico arriverà il Brescia al Poggio degli Ulivi continuano anche le ehm, analisi nei confronti di Luca Anania, il portiere del Pescara che nell'ultima sfida giocata a Cittadella è uscito anzitempo dal campo per un problema alla gamba anche se non, non sembrano esserci gravi problemi per il portiere del Pescara che dunque contro il Brescia con ogni probabilità sarà protezione dei pari della eh, porta biancazzurra. Intanto Zeman, che ieri ha preso parte ad un incontro con l'imprenditoria Pescarese, è stato inserito nella lista dei tre tecnici che concorrono per l'assegnazione la, del titolo eh, intitolato alla memoria di Peppino Prisco, giunto alla decima edizione, la rassegna che premia... Eh, dirigenti tecnici calciatori per la lealtà, la simpatia e la correttezza sportiva si svolgerà eh, lunedì eh, 7 maggio a, a Chieti presso il Teatro Maruccino. Zeman concorre per la vittoria finale insieme ad altri due tecnici, li avete visti, Vincenzo Montella, eccolo inquadrato, tecnico del Catania e eh, Giuseppe Sannino, tecnico del Siena che l'anno scorso ha fatto benissimo alla guida del Varese. Uno sguardo anche eh, per quanto riguarda... La situazione contrattuale in casa Pescara che ieri ha annunciato il rinnovo, il prolungamento del rapporto di lavoro con Verratti, che dunque ha prolungato fino al 2016. Ma dopo il rinnovo, per l'appunto ufficializzato ieri, con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la Pescara Calcio smentisce qualsiasi trattativa con la Juventus per la cessione di Marco Verratti. La Gazzetta dello Sport, nell'edizione odierna, infatti. Ha scritto di tale trattativa tra il Club Adriatico e quello piemontese, notizia però che il Pescara ha subito smentito. Eh, tuttavia, sono diverse, questo è innegabile, le società sia italiane che europee che da diverso tempo hanno messo eh, gli occhi addosso al talentuoso centrocampista del Pescara. Ha ripreso gli allenamenti anche il Brescia, prossimo avversario dei Biancazzurri. Brescia che nell'ultima partita contro il Padova ha perso imbattibilità, durava da 907 minuti l'imbattibilità del portiere bresciano Arcari. E anche la prima partita eh, sotto la gestione Calori, il Brescia che arriverà a Pescara, privo dei centrocampisti Budel e Mandorlini, lo stesso Calori. Per la sfida dell'Adriatico sembra intenzionato a cambiare modulo perché contro il Padova aveva giocato con due punte e quattro difensori, 4-3-1-2. Nelle precedenti nove partite, dove aveva sempre fatto benissimo, il Brescia aveva giocato invece con tre difensori, un trequartista ed una sola punta. Molto verosimilmente con il 3-5-1-1 Calori, che fra l'altro in estate era anche stato contattato dai dirigenti biancazzurri prima dell'approdo di Zeman in riva all'Adriatico. Dicevamo Calori probabilmente. Probabilmente giocherà con il 3-5-1-1, l'importante sfida di Pescara. E noi lasciamo il calcio, ci occupiamo di ciclismo, perché ieri ad Offida, nelle marche, lo spagnolo. Eh, Joachim Rodriguez del team Katusha si è aggiudicato la sesta tappa della Tirreno Adriatico, corsa per l'appunto ad offida. Nelle marche il ciclista spagnolo ha bruciato addirittura d'arrivo sia Nibali che Danilo Di Luca. L'abruzzese dell'acqua e sapone ha disputato comunque una gara più che positiva aggiudicandosi al termine dei 181 km previsti, il gradino più basso del podio. Il leader della classifica generale Chris Horner ha terminato al quarto posto, l'americano ha comunque conservato la maglia azzurra di leader con 5 secondi di vantaggio su Kreuziger e 6 su Nibali. Oggi a San Benedetto del Tronto la cronometro finale, i primi tre della classifica si contenderanno il successo finale della corsa dei due mari. E questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda l'appuntamento di oggi con la notizia sport. Voglio ricordare che questa edizione, come tutte le altre, è visibile sul nostro sito www.tvnews.it e che oggi a partire dalle 15.15 .15, in diretta dal Poggio degli Ulivi sul nostro canale sul Digitale Terrestre andrà in onda la conferenza stampa in diretta integrale del tecnico del Pescara Zenek Zeman. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci.